Vestita o svestita, la donna esercita un fascino che i poeti, gli artisti, i ragionieri e gli scaricatori hanno cantato nei secoli con ogni parola. Oggi un termine metà fisiologico e metà galante lo definisce sex-appeal, e non c'è angolo di strada in cui non riecheggino in qualche modo gli accenti di questo eterno richiamo. In tutti i dialetti e in tutte le lingue si tengono nelle città i corsi pubblici e gratuiti di questa insopprimibile materia, con i più diversi risultati. I libri di testo non sono forniti esclusivamente dalla stampa cosiddetta leggera, anche se questi sono i più diffusi e se destano l'interesse di allievi di ogni genere. L'insegnamento è classico e moderno e tutti sono desiderosissimi di imparare. Ad ogni età. Però non è possibile iscriversi senza un certo volume di grazie, mentre per gli ufficiali della riserva è un'ampia facoltà di reminiscenze. Pittura, disegno, restauro. E voilà! Il mondo è vostro. La gara dell'attrazione si scatena su tutti i muri, ma il grande esame è uno. Il concorso di bellezza. Le candidate vi partecipano, a differenza di quelli più seri, con grande entusiasmo e con un'accuratissima preparazione. Eccole dinanzi al bando come farfalle intorno alla fiamma. Veramente questa è una cavalletta e questa una libellula. Ma tutte possono bruciarsi le ali. Sono maggiorata più di Gina, me lo dicono tutti. Io gli occhi verdi e se li guardi ti perdi. Senza quel pedicello l'anno scorso sarei diventata già miss. L'ombra del naso non fa velo ai sogni. Anche le meno belle trovano marito e spesso prima delle altre. Pensa questa e con ragione. Ah, ma un momento, qui poi facciamo sul serio. Il contratto con la metro, le nozze con Ali Khan, tutto è lì a portata di mano. Alla realtà non si pensa. E poi lei si chiama Eva, è una predestinata, glielo ha detto anche l'oroscopo. E l'allieva modello della scuola del sex appeal si sente già entrata nella storia. Eva, in fondo, è stata la prima miss ed è stata pure la prima a non fare un buon uso del suo titolo. Poi vennero le altre. Miss Età della Pietra. Miss 2500 avanti Cristo. E forse un primo concorso di bellezza nell'antico Egitto dal quale uscì vincitrice la bellissima Nefertiti, figlia degli dei. Frine, figlia degli uomini, segnò la prima clamorosa vittoria del sex appeal con il suo gesto. E Prassitele la scolpì come Venere. Ma valeva la pena di fare la guerra di Troia per la bella Elena? Comunque fosse, il sex appeal comincia a scatenare le grandi tragedie. La forza di Sansone sparisce sotto le sforbiciate di Dalila. Cleopatra piega l'invitto Marcantonio. Messalina domina un impero. E Teodora assurge al trono di Bisanzio, diventando, tra l'altro, parente di Totò. Siamo regine o cavalieri? Nel Medioevo, il fascino femminile si presenta ad umiltà vestuto. Ma la bella che tanto gentile e tanto onesta appare si concede soavemente qualche distrazione quando il marito parte per una delle tante guerre di 30 o di 100 anni con il fido trovatore che cerca e trova immancabilmente. E mentre Madonna cura la freschezza della carnagione, lo sposo ricorre alla cintura di castità, dando immediatamente un grande impulso alla fabbricazione di chiavi false. Con il Rinascimento rinasce anche Venere e i canoni della bellezza femminile cominciano a cambiare. C'è qualche chilo in più, lo lasciamo? Grazie. Le belle mangiano in libertà e quindi è logico che si immortalino le fornarine. Ma il fascino interiore, sottile e inafferrabile, sa vincere la carne. Alla Gioconda bastava il sorriso per ammaliare gli uomini e quell'incanto resiste da secoli. Per Lucrezia Borgia invece ci volevano anche i veleni
ma i suoi capelli biondi ispirarono a un cuoco innamorato le fettuccine all'uovo. Per il sex appeal si può ben dire che tutto il mondo è paese. Scusi per favore, per andare a quel paese. Pettinature iperboliche, nei, baciamano, cicisbei. Nel Settecento gli uomini si seducono a tempo di minuetto, mentre il solito marito volta le spalle. Arcadia, sì, pastorelle. L'amore è sempre più dolce, mentre dominano le grandi favorite come la Pompadour. Ma la rivoluzione si avvicina. Maria Antonietta però sembra dimostrare che il fascino femminile resiste pure alla ghigliottina. Tutt'al più ne può uscire così. O tutto in libertà o tutto coperto. Il sex appeal oscilla sempre tra questi due poli dell'attrazione. E nell'Ottocento basta una caviglia scoperta per far fremere gli uomini di desiderio. È il tempo del fascino sottile di Margherita Gautier e delle mature signore cariche di profumo del peccato e di essenza di perdizione. Un uomo nell'Ottocento si conquistava così. E così tra le rose si coglievano le giovinette in fiore. Eh sì, decisamente la fiamma è bella. Quando le spirituali signore si svestono, ci accorgiamo che l'ideale femminile si è di nuovo ampliato. Le modelle di Renoir e di Monet avrebbero avuto tutte le qualità per diventare vive del nostro cinema. Il cinema viene a dettare legge in fatto di sex appeal con i languori di Lida Borelli e con gli slanci di Francesca Bertini. Qualche anno dopo, Mata Hari cade vittima del proprio fascino. Giustizia, una volta tanto, è fatta. Al contrario della matematica, il sex appeal è un'opinione. Dammi una sigaretta. E Lola, tu che vai a scuola, trionfano insieme. Si delira sia per la curvacea Mae West che per la donna Chrissy. I difetti della Crawford diventano virtù. Ma a Bongo Bongo hanno un poco esagerato. Però a noi viaggia così. Per gli ottentotti, poi, Venere è fatta così. Per Picasso, una donna veramente bella è questa. Però anche per lei c'è un compagno. Certo che con tutti questi cambiamenti di sex appeal, non c'è poi troppo da meravigliarsi che si cambi di sesso tout court come il capitano Cowell, asso dell'aviazione e padre di due figlie, da così a così. Oh, papà! Eva ha sognato di tutto, ma non ha sognato l'amore. È rimasta sola e pensa di avere già sgominato le sue avversarie. Quando eccolo l'amore. Un po' pesantino in verità, ma sincero, con la testa a posto. E con le mani d'oro. Dubitavate che sarebbe finito così, eh? Colla! No, siamo al bacio finale, ma non alla fine. Deve ancora venire questo. E questo. E ancora questo. Eppure quest'altro. Del resto, il sex appeal è stato creato esattamente per finire così. Fermi, prego. Grazie.